Andrea di Antiche Pasture, siamo qui sul molo di Viareggio oggi per presentare una pescata bolognese con la pastura. Una è la Diavolo Bianco, una Diavolo Rosso, è la nuova linea delle pasture alta marea. La Diavolo Bianco è una pastura prettamente da cefalo, occhiata, e la particolare di queste pasture è che la materia principale della Diavolo Bianco è che è fatta con due tipi di formaggio, un grana padano, un pecorino piccante, e addizionato con un feromone supportato su aroma di formaggio. La Diavolo Rosso invece è una pastura da asparagi e orate. È una pastura fatta principalmente con due tipi di farina di pesce. Una è farina di sarda e una è farina di aringa. All'interno di queste due pasture potete trovare una fialetta, come vedete sulla busta, una per ogni tipo di pastura. La più chiara è per la Diavolo Bianca, la più scura è per la Diavolo Rossa. Queste per dare ancora più gusto e ancora più sapore alle pasture. Misceleremo le due pasture, sia la Diavolo Bianco sia la Diavolo Rosso. L'importante è sempre aggiungere acqua, poco alla volta, e fare un'amalgama più omogenea possibile. Quindi l'importante è questo. Ecco, in questa pastura si presta bene anche, siccome è compatta, anche per aggiungerci delle esche, quali bigattini. Per esempio, prenderemo le nostre fialette, le apriamo, e andremo a mettere all'interno questi esaltatori di sapore. La pastura è pronta, la daremo ad Angelo, che si appresterà a iniziare la sua pescata. Come vedete, la pastura è entrata in pesca e le prime catture non si sono fatte attendere. Questo è un muggine, è stato preso innescando il Sea Bread.